Stiamo crescendo, come stanno crescendo i partecipanti, probabilmente piace questa gara, questo percorso, la nostra organizzazione, tanto è vero che quest'anno i confini sono stati allargati, gente che viene appositamente dal Brasile, dalla Cina, dalla Russia, dalla Finlandia, dalla Svezia, un po' da tutti i paesi nordici per partecipare alla Corsa Rosa a questa Rimini Verucchio che è diventata transnazionale. È stato bello oggi avere anche qui mio coetaneo con cui ho corso, Stefano May, che tutti conoscono. E quindi vedete l'importanza dell'amicizia e di queste persone fantastiche che permettono di promuovere Rimini in tutto il mondo e non solo Rimini, i prodotti, il turismo, lo sport, l'enogastronomia e quindi l'importanza di questa manifestazione. Mancano pochi giorni, stiamo lavorando pieno e sicuramente sarà una grande festa, sarà la festa della Notte Rosa che nel decennale anche quest'anno porteremo la Notte Rosa nel nostro entroterra, nel nostro splendido entroterra fino a Verucchio, dove su ci sarà di tutto e continuerà la festa e guarderemo anche i fuochi in Riviera, dove sono stati predisposti tre pullman per riportare i maratoneti a Rimini, e forse ce ne sarà anche un quarto dalle grosse richieste di partecipazione che ci sono.